Un caloroso buongiorno a tutti e ben arrivati a Vignola, in questa splendida e suggestiva cornice che è la sua rocca. Poi gli onori di casa li farà il nostro sindaco. Io ho il piacevole compito di ospitarvi e di portare i saluti della Fondazione di Vignola, che ha il grande piacere e l'onore di ospitare questo simposio internazionale sulla ciliegia. Come Fondazione di Vignola abbiamo da molti anni collaborato con il territorio per favorire la produzione, la valorizzazione e la tutela della ciliegia, che è sicuramente il prodotto più tipico di Vignola. Già dagli anni 90 è iniziata la collaborazione della Fondazione col Consorzio Ciliegia Tipica e dal 2007 ad oggi sono stati finanziati progetti indirizzati al settore ciliegia con iniziative le più varie, che vanno dalla formazione degli agricoltori all'innovazione scientifica per un valore di quasi 284.000 euro. Attualmente è in corso e finanziato, a seguito di una richiesta del Comune di Vignola, un ulteriore progetto per 60.000 euro triennale per la valorizzazione della ciliegia Moretta. Perché accanto all'innovazione, alle nuove qualità, vorremmo tutelare anche la tradizione, poiché questa ciliegia, che è tipica di questa zona e, se non erro, solo di questa zona, è ormai in fase quasi di estinzione. Ora, io ho fornito questi due dati, proprio due, non per magnificare l'opera della Fondazione di Vignola che qui rappresento, ma per confermare l'impegno di questa fondazione a favore del nostro territorio e delle sue sfide, poiché noi ne condividiamo la stessa passione e lo stesso amore per la valorizzazione del bello e, come in questo caso, anche del buono del nostro territorio. Per due giorni qua si alterneranno tecnici, ricercatori, esperti da tutto il mondo, che approfondiranno ogni aspetto della ciliegia, dalla produzione all'innovazione, alla tutela, fino alla trasformazione della ciliegia stessa. Ed io ho una curiosità: capire perché la ciliegia di Vignola è certamente fra le migliori al mondo, per gusto, sapore e bellezza. Confesso che avrei voluto dire che è la migliore al mondo, ma per rispetto ai presenti, al loro lavoro, dico che sicuramente siamo fra i migliori al mondo. Forse sarà, come diceva mia madre, per la terra che qui la ciliegia trova, ma sicuramente qui la ciliegia trova anche altro, e io credo che un grande merito e un grande grazie lo dobbiamo soprattutto ai nostri coltivatori, alla loro intelligenza, alla loro tenacia anche nelle avversità, come sta accadendo in questo momento, alla loro passione, al loro amore. Facendo nostra, vorrei proprio farla nostra, di noi tutti, a questo proposito, una frase di Primo Levi, che mi piace ricordare quando si parla di lavoro. Primo Levi dice: la migliore approssimazione della felicità è fare un lavoro che ti piace. Grazie e buon lavoro a tutti.